tumore della prostata come incidenza ha superato quello della mammella nella donna. Cioè un uomo su sette si ammala di tumore della prostata, una donna su otto si ammala di tumore della mammella. Nel mondo il 90% degli interventi viene fatta in maniera mini-invasiva, sia essa laparoscopica o robotica. L'incidenza dei tumori della prostata in Italia, coinvolge circa 25.000 persone all'anno come nuova diagnosi. In realtà, essendo patologie che possono essere ben curate, i malati sopravvivono, quindi si accumulano negli anni e a questo punto in Italia abbiamo circa 200.000 pazienti che sono stati trattati, sono in trattamento o in osservazione per il tumore della prostata. L'intervento chirurgico fa parte delle opzioni che noi abbiamo per il trattamento del tumore localizzato della prostata, ovvero abbiamo escluso che ci siano delle metastasi o in coinvolgimenti linfonodali a distanza. In quei pazienti in cui bisogna fare una chirurgia di preservazione dei nervi, forse la robotica ha priorità rispetto alle altre tecniche perché consente una dissezione più delicata, più fine e quindi non c'è traumatismo sui tessuti e noi la utilizziamo specificamente per questi pazienti. Per quel che riguarda l'incontinenza, le statistiche sono varie perché la definizione di continenza è molto varia, cioè alcuni dicono che deve essere assolutamente dry, secco, altri dicono che un pannolino di supporto può sostanzialmente far considerare il paziente continente. E quindi le statistiche vanno dal 3% al 30%. Per quel che riguarda l'impotenza, anche un intervento fatto perfettamente non garantisce il ritorno all'erezione. Quindi un nerve sparing fatto bene porta intorno all'80% del recupero della funzione erettile e questo necessita anche di una riabilitazione. Negli altri casi, cioè dove non si può fare il nerve sparing, e questi sono circa il 70% dei casi, cioè dove non possiamo risparmiare i nervi perché il tumore è più esteso, l'impotenza è il 100%. Questi pazienti che hanno la disfunzione erettile dopo l'intervento consiglio un periodo di riabilitazione che può durare anche 6, 7, 8 mesi. Dopo di questo, ovviamente, c'è la possibilità di applicare una protesi che garantisce l'erezione e da un punto di vista sia pratico ma anche psicologico, perché spesso quello che complica è l'approccio verso la partner nell'insicurezza di poter effettuare l'attività, l'atto sessuale. Quindi questa, noi in Italia ancora non abbiamo raggiunto la pienezza culturale per affrontare questa problematica, ma a mio avviso è un grandissimo ausilio sia per il paziente ma anche per il chirurgo che poi di fatto deve tranquillizzare il paziente stesso. L'impianto di protesi è un intervento codificato, direi ormai si sono raggiunti sia per quel che riguarda il materiale protesico, sia per quanto riguarda la tecnica di impianto, livelli elevatissimi. Quindi sono interventi sicuri, abbastanza semplici e sostanzialmente poco invasivi per il paziente. La protesi peniena nasce, la protesi di Scott, moltissimi anni fa. Man mano ci sono state le bicomponenti, le semirigide, tutte queste cose sono state testate nel tempo. La tricomponente è la protesi, diciamo, più efficace, cioè quella che meglio di tutte le altre riporta riporta l'erezione e riporta l'attività sessuale alla normalità, così come era prima dell'intervento, prima dell'evento dell'impotenza. Adesso Gabriele è bravissimo in questo. Il professor Antonini ha la massima esperienza nel settore dell'impianto protesico, questo aiuta complessivamente il malato, quindi tutto ormai si fa in regime di equip, in regime di supporto reciproco.